Nel vlog di oggi parleremo di timidezza. E perché lo facciamo? Perché qualche tempo fa mi avete scritto, lasciato molti commenti dicendomi: Riccardo, per favore, raccontaci qualche altra cosa sulla timidezza, come possiamo sconfiggerla? Quindi voglio dirvi oggi come creiamo la timidezza, come alleniamo la timidezza e la terza cosa, come possiamo cambiare la nostra timidezza, eliminare la timidezza. E per favore, non mi dite: Riccardo, sono solo strategie, queste sono solo belle parole, non si può cambiare. Non me lo dite, perché ciò che sto per raccontarvi è la mia vita, è la mia storia. Quindi se io sono potuto diventare un ragazzo estroverso, da ragazzo timido a ragazzo estroverso, come ho potuto farlo io? Potete farlo voi. Io voglio raccontarvi quello che è successo a me. La prima cosa, come sono diventato timido? Vediamo, io non credo che la timidezza si trasmetta geneticamente, no? Ma la timidezza si apprende. E quando tu sei un ragazzino, quando sei un bambino, tu prendi come punto di riferimento delle persone che consideri autorevoli. Potrebbero essere i genitori, potrebbero essere gli amici, potrebbero più grandi, potrebbero essere i familiari. E ciò che loro ti dicono, tu lo consideri giusto. Te lo dice una persona che ti vuole bene, te lo dice tua madre, tuo padre, un amico, un familiare, no? Tu lo consideri giusto. E mi ricordo mia madre mi diceva che ad una festa io mi devo comportare da ragazzino per bene e quindi devo stare seduto e non disturbare. Quindi nella mia mente io ho associato che star seduto e non disturbare era la cosa giusta. E mi ricordo che una volta mia madre mi portò da un'amica e questa amica si sorprese perché disse: Gabriella, ma guarda bravo Riccardo che sta seduto e non disturba. E poi che è successo? Che tu cresci e passi alla seconda fase. Come allenare la timidezza? Come io continuavo ad allenare la timidezza? Qualcuno ti ha insegnato che per essere un bravo ragazzo devi star seduto e non disturbare. Cosa fai tu nella vita? Ogni volta che ti trovi in un contesto simile ad una festa, ad esempio con gli amici, stai seduto e non parli e non disturbi. Perché quello è il modo giusto di comportarsi, o quello che tu hai capito che potrebbe essere il modo giusto di comportarsi. E questo è ciò che facevo. Andavo magari alle feste di compleanno e me stavo da una parte seduto. E questo atteggiamento, star seduto da una parte, non parlare, è un atteggiamento tipico, no? Di un ragazzo timido. Che succede? Che a un certo punto tu ti rendi conto che questa timidezza non ti giova, che tu non stai bene comportandoti in quel modo. E quindi deve succedere, deve scattare dentro di te una molla. Tac, questa molla che ti dice: no, è arrivato il momento di cambiare. Devo ascoltare me stesso, devo capire cosa io voglio, no? Non cosa è giusto per gli altri o considerano giusto gli altri, cosa io considero giusto nella mia vita. E quindi mi ricordo che, non mi ricordo bene l'età, ma avrò avuto forse 13 anni, 12 anni. Ad una festa mi alzai e mi misi a ballare, a parlare con gli amici. E non potete immaginarvi quanto sforzo ho dovuto fare, perché mi trovavo nel terzo passo, ovvero come eliminare, come trasformare la timidezza. La timidezza me l'avevano insegnata, non volendo, mia madre non era nata con il libretto di istruzioni, lei ha fatto del suo meglio, no? Però mi aveva dato questo messaggio che io ho interpretato in questo modo. Me l'avevano insegnata e io l'avevo allenata per anni, fino a quando non mi ero reso conto che questa timidezza, questo atteggiamento non mi faceva star bene e ho deciso di cambiare. E quando tu provi a cambiare, dentro di te tutto il mondo cambia. Devi vivere uno stress iniziale in cui ti obblighi a fare qualche cosa che non ti corrisponde, a comportarti in un modo che non ti corrisponde, finché questo nuovo modo di comportarti non diventa parte di te. Quindi fino a quando tu non andrai alle feste e quando avrai voglia ballerai e parlerai, automaticamente, senza pensarci, fino a quando non succederà questa trasformazione, tu sentirai questa resistenza iniziale, no? Questa resistenza iniziale. Ok, adesso sapete come diventate timidi, come vi allenate ad essere timidi e come
cambiare. Cosa manca? Fatelo. Mettetevi all'opera, iniziate. Stabilite cosa volete, come pensate di farlo e fatelo. Allenatevi, provate, sbagliate, ma fatelo. Continuare a guardare questo e altri 1000 video di YouTube non vi servirà a niente. Fatelo! Uscite, fatelo. Domani a scuola, fatelo. Ad una riunione di lavoro, fatelo. Non aspettate. Verrà male? Il primo risultato quale sarà? Non sarà dei migliori, ma il secondo sarà sicuramente meglio del primo. Ed il terzo meglio del secondo e del primo. Migliorerete in tutto. Nella vostra timidezza piano piano scomparirà, ma ciò che serve è che lo facciate. Fatelo!